Allora, seconda parte della Gem Mi, sarà arrivati alla battuta numero precisamente 12, che comunque facciamo un attimo un riepilogo di quello che abbiamo visto finora. Allora, provo a risuonare. Fino qui. Allora, dodicesima battuta, avevamo detto 9 ottavi, quindi è la, diciamo, scansione ritmica che mi sembrava più giusta scriverla, anche se, ripeto, è un brano talmente, come dire, libero di tempo che è un po' impossibile scriverla perfettamente, però diciamo la figura, cioè la figura scansione, la suddivisione della battuta l'avevo sentita a 9 ottavi, quindi un pa, pausa, nosa, fa, un, terzina, quindi la, sol diesis, fa diesis, fa naturale. Sale su, ottavi dal re, do diesis, si naturale e arriva al la della tredicesima battuta. Ecco, ripartiamo da qui, quindi di nuovo un 4 quarti, nota ghost, quindi la ghost mi re. Dalla quarta torna sulla tonica, settima minore, settima maggiore. Settima maggiore, poi fa slide dal do naturale al si, do naturale si, la e chiude sulla terza maggiore, la quattordicesima battuta, sulla terza maggiore di mi, quindi. Suona più o meno così. Qui c'è una battuta di 2 quarti, almeno l'ho interpretata in questo modo, e sull'ultimo movimento c'è la pausa di un ottavo e poi questa appoggiatura. Sulla terza maggiore di nuovo, quindi riprendo dal fa diesis al sol diesis. Poi sul primo movimento della quindicesima battuta, riscritta in 4 quarti, accento sul si naturale e sol, caratteristica diciamo della pentatonica minore di mi, quindi l'utilizzo della terza minore su un accordo diciamo immaginario di mi maggiore. Dal si scende, quindi sol, fa diesis, mi, do diesis, fa diesis, mi. Molto musicale questa frase. Poi un'altra battuta in 9 ottavi. Parte dal sol diesis, quindi terza maggiore all'ottava sotto. La naturale a vuoto, almeno io la prendo a vuoto. Quindi quarto, quarto, ottavo, si appoggia la diesis, chiamiamolo così perché siamo in senso ascendente, quindi suona più corretto. La battuta di 9 ottavi suona così. Quindi si, la diesis,
diesis, sì, slide, diciamo, di nuovo sì, e poi arriva al do diesis, quindi un'altra battuta di 4 quarti, la 17ª, quindi... la 17ª battuta io la sento così. Qui ci si può mettere sul secondo ottavo sia una ghost, oppure ci sento un mi a vuoto suonato, diciamo, un po' più fantasma, un po' più nota, non si sente bene, sia una ghost o una nota. Comunque io ho scritto la nota tra parentesi, sembra una specie di ghost, appunto. Fa do diesis, ghost, re naturale, ghost, due ottavi di re diesis, quindi la settima maggiore, e due di mi, quindi la tonica. E poi ho scritto una battuta di 3/4, la stessa cosa di prima, quindi dal fa diesis al sol diesis, però ottavo ottavo, con la legatura, e mi a vuoto. Qui parte la frase che ripete 7 volte addirittura. Vediamola. Allora, siamo alla battuta numero 19, 4 quarti, molto lentamente inizia con un'acciaccatura, quindi la notina piccola con la cosino che col disegnino, diciamo, sbarrata. Suona così. Quindi ancora fa diesis, sol diesis. Quindi seconda e terza maggiore. Qui è fondamentale dividerla, questa frase, a pezzettini, impararli perfettamente uno dopo l'altro e poi comporli insieme. Quindi si appoggia sul si, un po' come prima, appunto. Ghost scende sul fa diesis. Ghost scende sul do diesis. Quindi io prendo tutto sul quarto tasto, diciamo. Come dico sempre, da mettere in loop assolutamente questa frase. Partire lentamente. E la battuta successiva, quindi la numero 20, re, quindi settima minore, due ottavi. Due ottavi di re diesis, settima maggiore, mi, ghost. Quindi tutta ottavi. Poi sol diesis, mi a vuoto. Tutta ottavi, re diesis, mi, ghost, sol diesis, mi. Tutta insieme, lentamente, viene così. Quindi ripeti 6 volte questa identica frase, e alla settima, sono 7 in realtà, alla settima, invece di continuare la frase, va sul La. Quindi siamo alla battuta 22. La a vuoto, come sempre, io la prendo a vuoto. Ghost, anche qui tutta ottavi. La, ghost, si, la diesis. La, ghost, la diesis, sì, sì, do diesis, sì. Battuta 22. La 23, ancora ottavi. La prima più staccata. Fa diesis, mi, fa diesis, mi. Poi
poi sull'ultimo ottavo c'è un mi a vuoto che manda sulla terza maggiore della 24esima battuta. Ancora ottavi, ancora sol diesis, ghost, la, io prendo a vuoto, la diesis, legatura, col si, l'ultimo quarto è un do diesis, sento staccato, quindi. Venticinquesima, quindi fa diesis, mi, fa diesis. Poi una pausa di un ottavo e poi c'è altre due note molto suonate con una bella dinamica, con l'accento. Quindi siamo sulla sesta maggiore. Do diesis, si, mi, la, quindi ventisesima battuta, due ottavi di la. Pausa. Si, fa diesis, mi, sol diesis. Poi torna sulla quinta passando dal do diesis, quindi due ottavi di do diesis e si. E si conclude questa frase, quindi tutta. Più lentamente. Poi battuta 28 inizia un'altra frase, vediamo un altro pezzettino, poi mi fermo e faremo la terza. Ghost, mi a vuoto, quindi tutti ottavi. Ghost, mi a vuoto, sol naturale, mi a vuoto, sol diesis, ghost, la, si, la diesis. E quella dopo. Quindi la 7 ottavi, la 29esima battuta, sento così. Quindi si, do diesis, mi a vuoto, re, mi, la. Lentamente. La 30esima è una delle più, diciamo, complicate. La faccio molto lentamente, c'è un'altra appoggiatura, acciaccatura, insomma, dal do diesis a re, quindi sesta maggiore, settima minore. Poi una terzina che io prendo con un re a vuoto, quindi il primo ottavo è praticamente un re con la notina prima. La terzina mi viene più comoda prenderla col re a vuoto. E a re fa naturale, quindi una nona bemolle riferita a mi. Sol diesis, quindi terza maggiore. Poi due ottavi con l'accento di do diesis, sesta maggiore. Di nuovo la diesis. Fa
largo uso quindi della quarta aumentata. Quindi la battuta intera vedrebbe. E chiude la frase con si, mi, la diesis, mi, do diesis, mi, si, mi, tutti ottavi. Quindi la 32esima, cioè il La sul primo quarto, poi un La che lo lascia suonare, fa i primi armonici, quindi sarebbe sul quarto tasto la corda di La, di Re e di Sol. Quindi sarebbe come se suonasse un accordo di Mi sesta nona. Abbiamo la sesta, la nona appunto, e la quinta. Può vedere anche come un do diesis minore settima con l'undicesima. Poi di nuovo mi a vuoto. Cambia battuta, lo prendo qui, così mi continuano a suonare questi. Stavolta però gli armonici sul nono tasto sono uguali al quarto, però almeno, ripeto, continuano a suonarmi questi. Questa volta di La e di Mi, cioè le corde di La e di Mi. Quindi come note abbiamo Do diesis e Sol diesis. Sempre tenendo il Mi a vuoto. Si può vedere come Mi sesta nona, Mi sesta, Mi settima con la diesis nona. Questo è un po' quello che si crea suonando questi armonici qui. Allora, qui mi fermo e siamo arrivati più o meno, grosso modo, più della metà della jam. E quindi nella terza parte vediamo tutto il finale, diciamo, di questo meraviglioso brano. Quindi allora al prossimo video.